Faccio così, no? Ti che dici? Dimenticare i dettagli dei sogni è normale. Sei tanto preoccupato. Mi chiamo Penno. Allegra, parti dai. Come tutti i film di viaggio, un viaggio anche alla ricerca di qualcosa che in realtà è interiore. Benno ed Allegra, eh, che sono interpretati da Jasmine Trink e Clive Owen, eh, sono due personaggi eh, che hanno un disagio se non sociale interiore e, e sono dei grandissimi bugiardi e più che altro questo è un viaggio alla ricerca della verità eh, che è dietro a queste bugie. È un film che porta all'accettazione di se stessi. Uh, questi personaggi uh, terminano il film in un diciamo, abbraccio metaforico uh, e, e, e cercano di accettarsi e quindi di andare avanti. E, e quindi è un viaggio nelle verità perdute e nei posti perduti. Potrebbero essere anche posti perduti, però comunque sono i posti di quelli che ami tu perché li hai scelti. Io sono un appassionata di archeologia urbana eh, da sempre. Ad esempio, la mia, il mio posto perduto è la, il videonoleggio che c'era sotto casa mia, dove ancora si andavano a prendere le cassette, no? poi DVD eh, e, e così avanti. Quindi ho pensato che questi due personaggi così fortemente. Uh, rotti in qualche senso, potessero trovare in dei luoghi abbandonati eh, alcune risposte. In realtà questi posti sono anche se ormai abbandonati, sono carichi di energia. E, e questo viaggio non, sarebbe stato strano fare un viaggio a Parigi, un viaggio in Inghilterra per le grandi città o, o per i paesini carini. Dove spesso no, finiscono o girovagano, girovagano queste le persone, i personaggi dei film. Spesso vanno no, nelle belle nelle città d'arte. In realtà volevo veramente trovare qualcosa che facesse eco alle anime di, 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 di questi due, dei nostri eroi del film. E, e devo dire che è stato molto divertente. Due di questi posti sono in Italia, quindi lo dico anche a chi, chi ci ascolta: uno è vicino Roma è San Vittorino, in questa. Una chiesa abbandonata, totalmente immersa nell'acqua, quasi totalmente immersa nell'acqua, tra l'altro un'acqua che si dice porta, porti fortuna. E, e quando sono andata lì, è veramente a un'ora da Roma, sono rimasta scioccata di quanto, quanta bellezza sia stata completamente dimenticata. Tra l'altro, quella era una chiesa dove aveva girato Tarkovsky, Nostalgia. Poi sono andata a Crespidada, vicino Bergamo, questa città operaia dei primi che era in diciamo, auge tra i fine, la fine dell'Ottocento e il Novecento, dove addirittura gli operai vivevano tutta la loro vita lì con le loro famiglie, quindi si viveva e si lavorava e basta. E, e l'ho trovato molto interessante no? in un mondo dove eh, il personaggio di Jasmine è una blogger di viaggi che falsamente viaggia, e Benno, Clive Owen è un anchorman che finge di capire quello che dicono le persone e di interessarsi alla vita degli intervistati ma alla fine non gliene frega niente, metterli in delle arene così particolari e così spoglie uh, ho pensato che potesse essere molto... che, che riflettesse molto quello che in, dentro avevano hanno questi due personaggi e il mio posto perduto preferito è l'ultimo è Stanford, questo posto, questo villaggio eh, in Inghilterra che durante la seconda guerra mondiale venne eh, confiscato dai militari inglesi per delle esercitazioni. Ancora adesso a Stanford ci sono delle esercitazioni, quindi è come se la guerra non si fosse mai fermata. Ci sono i militari. Quindi posti cristallizzati, scopriremo anche posti cristallizzati dell'infanzia dei due protagonisti, dove probabilmente qualcosa si è bloccato e ha fatto sì che poi crescessero per essere le persone che sono quando si incontrano. Il film uh, si gioca uh, sulla linea sottile tra il dramma leggero e la commedia. Eh, C'è anche a volte un pizzico di surreale in questi, negli snodi uh, di, di questo film. E, e per questo mi servivano degli attori estremamente preparati, ma che volessero anche mettersi alla prova con un genere che è così poco, uh, diciamo investigato, soprattutto in Italia. Io amo Jasmine, credo che sia la grande attrice della sua, uh, diciamo. Di adesso di, di, di questi poeti ci sta dando veramente delle prove di essere bravissima nel dramma, bravissima nella commedia. Ci siamo incontrate e lei era molto interessata a partire a fare questo viaggio, a parlare di qualcosa che non le appartenesse assolutamente. Quindi, attacchi di panico, paure, uh, agorafobia, depressione, bugie. Quindi, abbiamo deciso: proviamo. E subito dopo è arrivato Clay Owen, lo dico per le persone che me lo chiedono spesso, ma come hai fatto ad arrivare a Clay Owen? Ho mandato semplicemente la sceneggiatura. Lui l'ha letta e il giorno dopo ha voluto vedere i miei film precedenti. Mi sono piaciuti e anche lui ha detto: Voglio esplorare un film che faccia dei personaggi il vero motivo di essere. E il personaggio di Ben Best è un personaggio a tutto tondo, un personaggio al quale non si può voler bene, ma il fatto che lui sia così amabile, ma che abbia un problema così grande che è l'alcolismo. Lo fa veramente un personaggio interessante, interessante soprattutto da recitare. E abbiamo lavorato tanto con gli attori durante, la, la pre, la, diciamo anche la fine della scrittura, delle ultime stesure, per, per cercare di togliere anche, in Italia spesso si aggiunge, si aggiunge, si aggiungono dialoghi. In realtà grazie a questi attori abbiamo capito, ma forse questo non serve, forse serve solo uno sguardo. Io sono una grande appassionata delle scrubble comedy. Di, di Billy Wilder eh, e, e del cinema d'oro degli anni 40 e degli anni 50 mi viene in mente accadde una notte con Clark Cable quanti sguardi c'erano tra i due attori ho voluto un po' ricreare quel, 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 quel tipo di relazione tra due sconosciuti perché fondamentalmente Ben ed Allegra sono in viaggio per quattro giorni e non si conoscono quindi quanto avrebbero potuto aprirsi e parlare e quindi spesso... Gli sguardi, gli sguardi apprensivi che Jasmine, che, che Jasmine inizia ad avere verso di lui, forse innamorati, e gli sguardi più sinceri eh, anche verso se stesso. A un certo punto, Clive si guarda allo specchio e ha uno sguardo molto molto efficace su cosa sta per accadere. Parlano di più di tante parole di tanti siamo abituati a tutti questi film dove si parla tanto invece il silenzio è una parte molto importante di questo film pur essendo comunque un film leggero e ho voluto un po' giocare no di solito tanto dialogo vuol dire commedia bella commedia e silenzi struggenti vogliono dire dramma invece ho cercato di, di mischiare un po' le cose perché la vita in realtà è così è fatta di chiacchiere e di silenzi sono spaventata dalla gente, dagli spazi aperti. Allora tutti i tuoi viaggi sono. Se noi prendessimo, ehm, Giorgia, un, 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 un pezzo di. Ehm, come si dice? La, la calamita, c'è cioè il positivo e il negativo. I positivi e i negativi si attraggono, ma non sapremo mai almeno per me, un comune mortale, non, non assolutamente scienziato, non sapremo mai dove finisce il negativo e dove inizia il positivo in questa, in questa stecca di, 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 di calamita. Però comunque c'è in mezzo a un certo punto quella linea sottile che tu dicevi, che lega tra i due personaggi. Ovviamente tu sei stata in questa linea, in quel punto, della linea sottile che hai unito tra i due personaggi, ma comunque c'è qualcosa che ha unito questi due personaggi in quel punto, pur rimanendo uno positivo e uno negativo. È una bellissima modo di raccontare il film. E io credo che quella linea sia voler raccontare due personaggi veri, almeno nelle loro emozioni, e quindi rimangono in bilico. Sono due personaggi estremamente in bilico, estremamente fragili. Che però forse, grazie alla spinta folle eh, di questo viaggio, che all'inizio sembra estremamente estemporanea e stampalata, eh, riescono appunto ad appiccicarsi come le calamite alle superfici. E, e niente, è questo insomma il mio lo, mi piace descriverlo come un, un film che è uno sfioramento, è un piccolo sfioramento da due anime. Non, non do delle risposte perché i personaggi sono così complicati che non mi piace nemmeno giudicarli. Ehm, il finale da sé fa un po' spero pensare agli spettatori e e, e terre un po', ognuno può terre un po' le proprie convinzioni e le proprie, il proprio finale del cuore. E, e quello che, che abbiamo fatto noi quando siamo partiti con questo film, perché sai, il regista prima parte da solo perché va a vedere, fa tutte le cose poi si, si e va da solo per scrivere in questi posti, quindi ero al massimo con due o tre persone. Poi si va con tutti il cast tecnico, col direttore della fotografia, che tra l'altro in questo film è il direttore della fotografia di Auki Kaunismaki, il finlandese... Uh, Timo Salminen, che è un grande oh, della commedia triste. I famosi silenzi che parlano. <ride> Appunto, infatti lo, 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 me l'hai fatto venire in mente. E, e poi eh, siamo partiti con tutto, con, con, con tutto il carrozzone del film per fare veramente questo viaggio tutti insieme. Ed è bello come in queste tappe ognuno un po' ci mettesse qualcosa dei proprio, come se questi posti perduti sono un po dei, fossero un po' dei contenitori. Eh, per, per le nostre anime, per il nostro essere. Invito gli spettatori ad andare a curiosare eh, perché sono veramente luoghi stupendi. E, e se mi permetti, li invito anche ad andare al cinema perché il film è ancora in sala. Eh, ho appena vinto un premio del pubblico al Festival del Cinema Europeo. Eh, italiano, scusa, il Festival del Cinema Italiano di San Vitolo capo con giudice mh, eh, Paolo Genovese. Ed è bello vedere che il film piace al pubblico, sarebbe bello che ci fosse il pubblico, quindi le sale sono, sono dei posti sicuri e, e niente, eh, and andate al cinema, che eh, non, non facciamolo diventare perduto, anzi, ancora di più, completamente dimenticato. Eh, eh, ne abbiamo bisogno, già la sala cinematografica aveva bisogno di questi tipi di invito e eh, sicuramente andare al cinema è meno, meno pericoloso di andare a fare la movida senza, senza tutti gli accorgimenti che, che bisogna fare. L'ultima cosa che ti vorrei chiedere, eh, Giorgia, mi è piaciuta quella definizione tua che il, eh, questo film è un film di sfioramento. Cioè, Sfioriamo le cose, perché toccare è una cosa, sentire un'altra, però sfiorare la cosa, passare sopra la cosa per, anche per, per toccarla, come dire, poeticamente. Se la gente riuscisse a, a sfiorarsi, nel senso di conoscersi attraverso questo tipo di, 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 di tocco, quanto, quanto sarebbe utile all'umanità in generale, specialmente in questo periodo dove Troviamo gli odi, i guerra, dibattiti che, che, che proprio stanno diventando delle risse assolutamente senza senso. Ma sfiorarsi vuol dire riconoscersi, e, e anche ecco, il mio film parla molto. Appunto, mi ha fatto venire in mente gli odi, eh, il fingersi qualcuno che non si è anche online, eh, cercare per forza lo scontro con gli altri. In realtà se il mio film uh, auspica per le persone, insomma, dice porgete il fianco all'altra persona. Fa... Non è poi così male dire che si hanno dei problemi o che si è un po' problematici. Siamo diventati la società per la quale tutto deve essere bello, tutto deve avere un filtro, come su Instagram, dove possiamo diventare altissimi, con gli occhi verdi, ricchissimi perché dietro facciamo finta di stare alle Maldive quando stiamo nel bagno di casa. Un po' il film in maniera, in modo di commedia, vuole commentare, porge, mettere lo sguardo su queste cose e lo sfiorarsi intimamente e, e, e raccontare delle verità che fanno male eh, aiuta, aiuta soprattutto a ritornare un po' ad una dimensione più umana e, e meno filtrata della, della verità. Dritti verso nord. Dritti verso nord. Qual è il tuo segreto? Ne ho troppi.